Ciao a tutti e un benvenuto anche nuovo sul canale. Io sono Deborah e condivido con voi ogni mercoledì e domenica il caso di una persona scomparsa che ancora ad oggi sta aspettando una soluzione, ma anche casi di persone scomparse che in un modo o in un altro sono stati risolti. Se queste tematiche possono interessarvi, prima di cominciare con la vicenda, assicuratevi di iscrivervi al canale The Missing, attivando la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo video. Ora possiamo cominciare con il caso di oggi. Oggi trattiamo il caso di due sorelle che scompaiono completamente nel nulla alla fermata dell'autobus. Questa è la vicenda delle sorelle Luke. Oggi ci spostiamo a Saipan, l'isola più grande delle Marianne, che conta 42.000 abitanti. Qui, in un piccolo villaggio chiamato Asteo, vivevano due sorelle, Faloma di 10 anni e Malena di 9. Dal 2007 vivevano insieme ai nonni Albert e Jane. Il padre delle due ragazze lasciò l'isola quando loro erano molto piccole e la madre si era trasferita per lavoro sull'isola di Guam. Faloma e Malena venivano descritte come due sorelle molto attaccate tra di loro. E nonostante la lontananza dei loro genitori, potevano far affidamento sull'affetto non soltanto dei loro nonni, ma anche dei parenti, delle zie e dei cugini. Ed entrambe crescevano a contatto con la natura. Saipan, situata nelle isole delle Marianne, è circondata dall'Oceano Pacifico. È un posto che difficilmente si fa fatica a credere che possa succedere qualcosa di brutto o un atto criminale. Ma purtroppo il 25 maggio del 2011 questo paradiso terrestre venne sconcertato dall'incredibile scomparsa di queste due sorelle, Faloma e Malena. Adesso analizziamo insieme cosa accadde quella mattina. Faloma e Malena si stavano preparando per andare a scuola. Dopo aver fatto colazione e aver terminato gli ultimi compiti, uscirono di casa. Attorno alle 6 del mattino si recarono presso la fermata dello scuolabus che distava all'incirca un 100 metri dalla loro abitazione. E diciamo poteva definirsi una fermata abbastanza tranquilla. C'era passaggio, c'era traffico e c'erano anche delle abitazioni lì nelle vicinanze. E visto anche il luogo dove vivevano, non era così anomalo che le ragazze percorressero quel tragitto di strada da sole. Altri bambini facevano lo stesso. Ma attorno alle 15:30 di quel pomeriggio, quando i nonni non videro rincasare Faloma e Malena, iniziarono a preoccuparsi. Anche perché le due ragazze sapevano che dopo aver terminato le lezioni dovevano dirigersi subito a casa. Credendo che avessero preso l'autobus successivo, si recarono immediatamente alla fermata dello scuolabus. Chiesero anche all'autista e a diversi bambini che si trovavano nei pressi della fermata se per caso avessero visto le due sorelle. Ma nessuno sembrava averle viste da quella mattina. Così i nonni contattarono anche la scuola elementare frequentata da loro e la maestra disse loro che in realtà quella mattina non si erano presentate a scuola e lì iniziarono ad allarmarsi. Così attorno alle 17:30 di quel pomeriggio scattò l'allarme e ne denunciarono formalmente la scomparsa. Avvertirono anche il padre e la madre. La madre dall'isola di Guam prese il primo volo per recarsi sull'isola e dare il proprio contributo alle ricerche. E si trattava di un fatto veramente insolito, anche perché il tasso di criminalità è veramente molto minimo. Iniziarono così le ricerche per tutta l'isola di Saipan. Vennero stampati tantissimi volantini con la foto delle due sorelle. Ma nessuno sembrava avere delle notizie concrete e non c'era nessuna traccia di loro. E le autorità iniziarono a prendere in considerazione diverse ipotesi. Non c'era nessun indizio che facesse intendere che Faloma e Malena fossero state rapite da qualcuno. Potevano anche essere scappate via di loro spontanea volontà. Ma questa pista non reggeva e ben presto venne scartata.
Quindi si iniziò a indagare all'interno del nucleo familiare, escludendo i genitori perché il padre e la madre non erano presenti sul luogo. E dopo vari interrogatori esclusero anche i parenti stretti. Si faceva sempre più strada l'ipotesi che qualcuno avesse rapito le due sorelle proprio alla fermata dell'autobus e che sicuramente il rapitore era qualcuno che loro non conoscevano, quindi estraneo sia dalla cerchia familiare che dalla cerchia di amici. Ma nei giorni successivi si fecero avanti con le autorità diversi testimoni, affermando di aver visto quella mattina attorno alle 6:10 proprio Paloma e Malena ed erano sedute di fronte alla fermata. Ma quando alle 6:30 passò l'autobus, di loro non c'era più traccia. Sono scomparse nel nulla proprio in quel frangente, in 20 minuti. Una settimana dopo la scomparsa si fecero avanti dei netturbini. Sostenevano il fatto di aver notato, e più precisamente l'11 e il 18 maggio, un camioncino di colore grigio nei pressi della fermata. Ma giunsero anche che il 25 maggio, il giorno della scomparsa, non videro quel furgoncino e non videro neanche le due sorelle. Ora non si sa se il furgoncino grigio possa essere collegato o meno alla loro scomparsa. Poteva anche trattarsi di un caso. Il fatto è che nonostante le incessanti ricerche, non riuscirono a trovare nessuna traccia e nemmeno i loro zaini furono mai ritrovati sino ad oggi. Ma quasi a un mese dalla scomparsa, un testimone si ricordò un dettaglio che potrebbe essere fondamentale oppure no. Si ricordò della presenza di una macchina nei pressi della fermata diversi giorni prima della scomparsa, attorno alle 11 di sera. L'uomo non riuscì a stabilire chi fosse il conducente alla guida del veicolo, anche perché i vetri erano abbastanza oscurati. Non si sa neanche qua se può esserci un collegamento. Una cosa era certa, le due ragazze furono rapite da qualcuno che loro non conoscevano, qualcuno che magari si era avvicinato con la scusa di darle un passaggio fino a scuola e bisognava capire cosa fosse accaduto dopo. I nonni Albert e Jane si lamentarono anche con l'istituto scolastico perché secondo loro dovevano avvertirli subito che quella mattina le due sorelle non si erano presentate in classe. Il fatto è questo che la scuola avverte diversi giorni dopo, anche perché può capitare che magari un bambino non sta bene, quindi non se la sente di andare a scuola. E quindi secondo i nonni si erano persi dei momenti preziosi, si erano perse delle ore e si sa che in un caso di scomparsa il tempismo deve essere imminente. Ma è soltanto nell'agosto del 2011 che le autorità misero gli occhi su un certo Alan Santos, un ex pompiere che viveva proprio sull'isola di Saipan. Ma cosa poteva c'entrare Santos con la scomparsa delle due sorelle? Ebbene, lui era imparentato in qualche modo con la famiglia di Paloma e Malena. E proprio nell'agosto, diciamo del 2011, quindi diciamo qualche mese dopo la scomparsa, lui si trasferì a Washington, dove successivamente venne arrestato per violenza domestica. Le autorità lo interrogarono anche riguardo la scomparsa delle due sorelle. Lui disse di non avere nulla a che fare, ma rifiutò di sottoporsi al test del poligrafo. Ma a parte il fatto di essersi rifiutato di sottoporsi alla macchina della verità, non c'erano delle prove schiaccianti per poterlo incriminare, anche se rimase un sospettato nel caso. Le autorità condussero una ricerca veramente molto massiccia, non soltanto nei giorni dopo la scomparsa, ma anche nei mesi e negli anni. Non riuscendo però a trovare nessuna traccia, nessun indizio riconducibile alle due sorelle.
fino a che non trovarono dei resti in una zona boschiva. La famiglia pensò che forse si era giunti a una conclusione, seppur drammatica, ma dopo le dovute indagini stabilirono che in realtà non si trattasse dei resti di Faloma e Malena. Le autorità nel corso degli anni continuarono a indagare e a interrogare qualsiasi persona che potesse aver avuto un ruolo nella scomparsa. E arriviamo al 2014, quando arrestarono un certo Joseph e venne accusato di un delitto commesso nel 2012 sull'isola di Saipan. Quindi le autorità pensarono che forse potesse avere un ruolo nella scomparsa delle due sorelle e iniziarono a perquisire anche il suo cortile in cerca di eventuali resti, non trovando però assolutamente nulla. Joseph venne condannato per quel crimine alla pena dell'ergastolo. Lui ammise la sua responsabilità, il crimine commesso nel 2012. Ma disse di non aver nulla a che fare con la scomparsa delle due sorelle. E stava diventando un vero e proprio rompicapo, anche perché sembravano essere svanite completamente nel nulla. Le domande erano tantissime, ma soprattutto una in particolare: chi poteva aver rapito Faloma e Malena? E ancora ad oggi questa domanda rimane senza risposta. E potrebbe essere a questo punto chiunque, da uno semplice sconosciuto a una persona del luogo o a una persona della quale loro si fidavano. E ad oggi sono trascorsi 13 anni dalla loro scomparsa, da quella mattina del 25 maggio 2011. Scomparse così nel giro di 20 minuti, senza che nessuno avesse visto o sentito nulla. Ogni anno la famiglia tiene una commemorazione in loro onore e ricorda le due sorelle Faloma e Malena. E tramite l'invecchiamento progressivo sono riusciti a fornire una descrizione di come potrebbero essere ad oggi le due sorelle Luke. Questo è il caso di Faloma e Malena scomparse una mattina di maggio. Come sempre fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di questa assurda scomparsa qua sotto nei commenti. Io vi aspetto domenica prossima con un altro caso di scomparsa che sta aspettando di avere una soluzione e io vi auguro, come sempre, una buona settimana. Ciao a tutti!